Buonasera a tutti, benvenuti in questo spazio dedicato ai cristalli e stasera si parla del re dei cristalli, si parla del diamante con due ospiti, due esperti davvero eccezionali, il professor Ciro Paolillo dell'Università La Sapienza di Roma, come anche la dottoressa Elena Di Giuseppe, che ci illustreranno cose poco note ma anche quasi inaspettate sui diamanti. Prego. Grazie dell'invito, buonasera a tutti. Eviterò qualsiasi tecnicismo per essere più comprensivo a tutti voi. Io ebbi la fortuna nel 2000 di organizzare una mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale che si intitolava I Diamanti. C'era molta sorpresa e molte aspettative per questa mostra. E noi organizzatori eravamo un po' dubbiosi sul successo che potesse avere la mostra, finché non arrivò il giorno dell'inaugurazione. Il giorno dell'inaugurazione faceva molto freddo e pioveva, eppure c'erano tantissime persone in fila per entrare all'interno delle scuderie del Quirinale. E allora con un giornalista incuriosito ho detto: andiamo dall'ultimo della fila e andiamogli a chiedere perché fa due ore di fila sotto al freddo con la pioggia per entrare a vedere questa mostra. Andammo con questo giornalista, ci avvicinammo a questa signora gentilissima, carinissima, sotto l'ombrello, e gli abbiamo detto: signora, lo sa che ci vogliono due ore per entrare? La signora ha detto: sì, lo so, mi sono attrezzata. Dice: ma perché lei ha questa curiosità e aspetta e soffre per due ore per entrare a vedere questa mostra? E lei mi disse una frase bellissima che mi piace ricordare, perché mi disse: vedere un diamante è come vedere una stella da vicino. Noi tutti ci possiamo immaginare che questa sia una frase simbolica, cioè la lucentezza di un diamante può sembrare quella pari alla lucentezza di una stella. Ma nella realtà molti dei nostri diamanti sono di origine extraterrestre. Ci sono, non so se riuscite a leggere, ma ripeto la tecnicità. Molti diamanti sono policristallini, cioè sono formati da diamanti ed altri cristalli uniti a se stessi. E vi sono alcuni diamanti la cui formazione non può essere terrestre perché hanno bisogno di idrogeno, quindi può essere solo extraterrestre. E questa è la giustificazione scientifica. Ma vi dovete ricordare che fino a 100 milioni di anni fa l'atmosfera terrestre era molto rarefatta, quindi cascavano molti meteoriti sulla Terra. Alcuni di questi meteoriti contenevano dei diamanti. Tutti i diamanti neri sono diamanti extraterrestri, vengono chiamati carbonato, provengono dalla costellazione di Sirio. Alcuni studiosi dell'Università della Florida e del Case Western hanno studiato la loro composizione e ci hanno dato un'affermazione scientifica. Ma noi lo sapevamo già, perché i romani chiamavano i diamanti le lacrime degli dèi. E Plinio dice che quando gli dèi videro la malvagità dell'uomo, essi piansero e le loro lacrime cascarono come doni sulla terra. Perché? Perché i romani ritrovavano questi diamanti micrometeoriti e li utilizzavano prima come utensili. E che cosa ci facevano questi diamanti? Abbiamo ritrovato alcuni anelli romani con i diamanti montati col cuspide all'insù, diamante grezzo col cuspide all'insù. Perché? Perché incidevano sui vetri durante le nozze gli auguri per gli sposi. Ed è qui che abbiamo la prima raffigurazione del diamante come simbolo o come raffigurazione di un sentimento. Ma in realtà che cos'è il diamante? Dovete sapere che il diamante è il secondo bene strategico sulla Terra. Dopo il petrolio viene il diamante. Tutti quanti noi conosciamo i diamanti come quelle bellissime pietre che luccicano nelle vetrine dei gioielli di costi proibitivi. Ma in realtà l'umanità ha bisogno di diamanti. Il 95% delle estrazioni diamantifere vanno ad uso industriale e l'umanità ha mille volte, il bisogno dell'umanità è mille volte superiore alle estrazioni del diamante. Sopperiamo con diamanti sintetici,
fatti da grandissime industrie, tipo la General Electric americana, perché senza diamante non avremmo i computer, non avremmo i radar, non avremmo le lenti ai nostri occhiali, gli aerei non potrebbero volare, la nostra macchina non potrebbe esistere, lo shuttle non potrebbe rientrare nell'atmosfera, non potremmo tagliare i metalli, gli acciai, i trapani dei nostri dentisti, i trapani per le trivelle per trovare il petrolio e così via. Quindi l'industria moderna non potrebbe esistere senza il diamante. Quel 5% che rimane va ad uso gemma. E di questo 5% che va a uso gemma, nel momento del ritaglio perdiamo il 60%. Quindi di quello che noi troviamo, poco più del 2% diventa una nostra gemma sui nostri gioielli. Ma che cos'è il diamante? Il diamante non è altro che carbonio cristallizzato. Atomi di carbonio che catturano altri atomi di carbonio, che a loro volta catturano altri atomi, fino a formare quella che è la più potente catena atomica conosciuta dall'uomo. Tant'è vero che il diamante è l'elemento più duro che noi conosciamo. Ma dove si forma e quando si è formato? Dovete sapere che il diamante più giovane, cioè l'ultimo diamante prodotto dalla Terra, ha 800 milioni di anni. Il diamante più vecchio ha 3.4 miliardi di anni, cioè esattamente gli anni del nostro pianeta. Perché? Perché dovete capire che questi atomi di carbonio, sotto pressione e con fortissime temperature, si trasformano in diamanti. Ma l'atomo di carbonio, come quindi ad una profondità fra i 150 e i 200 km nel sottosuolo terrestre, portato ad altissima pressione. La stessa pressione, vi voglio fare un esempio banale ma efficace, la stessa pressione che avrebbe tutto il peso della torre Eiffel sul palmo della vostra mano. Quindi, alla profondità di 150-200 km nel sottosuolo terrestre vi sono queste pressioni. Ma abbiamo bisogno nel contempo fra di 1150 gradi o 1200 gradi. 800 milioni di anni fa, a 200 km nel sottosuolo terrestre, non vi era più questa temperatura, per cui la Terra non è stata più in grado di formare diamanti. Perché, vedete, è molto... abbiamo un parente povero del diamante, che non è altro che la grafite, che non è altro che la mina della vostra matita. Perché il diamante si forma con una certa struttura, la grafite con una struttura simile, ma non nella stessa forma. Quindi, se noi non abbiamo queste condizioni, non possiamo avere il diamante, ma abbiamo la semplice grafite. Ma può anche succedere che il diamante, dopo la sua formazione, per raggiungere la superficie terrestre, subisce delle alterazioni tali che può trasformarsi nuovamente in grafite. E allora che cosa fa la Terra? Siccome io reputo questo del diamante un vero e proprio miracolo della natura, la Terra che fa? Lo partorisce il diamante e copre questo diamante con una vera e propria placenta che deve proteggerlo lungo il suo cammino fra il sottosuolo terrestre e la superficie. Questa placenta è del materiale lamico chiamato kimberlite e il diamante raggiunge la superficie in eruzioni vulcaniche. Mentre io parlo, la dottoressa De Giuseppe fa scorrere alcune immagini. Questa è la formazione del diamante rappresentata in grafico. Vedete, si forma nelle profondità terrestri e raggiunge la superficie tramite questi cammini vulcanici. Cammini vulcanici che sono dei veri e propri ascensori che permettono al diamante di percorrere questi 200 km. Ma quando questo è successo? Il diamante non è che si cristallizza immediatamente, mentre il diamante germina. Ha bisogno di milioni di anni per trovare la propria struttura. E in questi milioni di anni cattura altri atomi di carbonio e quindi si può accrescere. Pensate che una delle formule per il diamante sintetico utilizzata al giorno d'oggi è una formula di pressione e calore in determinati macchinari che nasce da un cristallo vero di diamante. Poi vengono effettuati dei bombardamenti di atomi di carbonio e questo cristallo cattura questi atomi con pressione e calore e si accresce.
Questo è quello che succede oggi nei nostri laboratori per poter sopperire alla richiesta dell'industria con del diamante industriale. Ma vediamo qual è il cammino. Quindi questa kimberlite che protegge il diamante ce la porta in superficie. Vediamo come si presenta il diamante, perché dovete sapere che il diamante si presenta esattamente nella sua stessa formula di cristallizzazione, quindi ottaedrica. Quindi noi abbiamo la visione del diamante esattamente nella stessa formula della sua cristallizzazione. Questo è un diamante grezzo all'interno di materiale kimberlitico. Sono un po' come due piramidi unite alla base. Vi sono varie immagini più o meno belle di diamanti grezzi, varie grandezze. Naturalmente il primo che abbiamo visto, che ha la forma esattamente di due piramidi, è un diamante che non ha subito alcuna alterazione. Molti diamanti si sono toccati, il materiale ha toccato altro diamante, per cui qualcuno si può presentare in forma difforme, mentre l'unico che si presenta un po' come la ghiaia dei nostri giardini, viene detto tanta di te, nella stessa formula, è un diamante che proviene da giacimenti alluvionali. Questi sono diamanti grezzi che provengono da giacimenti alluvionali. Perché si presentano sotto questa forma? Perché ciotolando nell'acqua, nelle correnti, si levigano uno con l'altro. E quindi possiamo distinguere il nostro diamante se proviene da un giacimento alluvionale o da un giacimento minerario. Perché alluvionale? Perché tante volte noi non sappiamo nemmeno dove stanno queste miniere di diamanti. E allora che cosa succede? Mentre l'acqua trova qualche giacimento diamantifero e scorrendo nei sotterranei ci porta in superficie questi diamanti che ritroviamo nei fiumi. Questo è successo tanti anni fa in una miniera che veniva chiamata Golgonda, che era una miniera alluvionale. Succede in Amazzonia e in Brasile, dove i diamanti sono alluvionali, non succede in Sudafrica o in Siberia. Perché? Perché lì alcuni geologi hanno ritrovato delle miniere diamantifere. Ma quali sono le difficoltà di estrarre il diamante? Dovete sapere che la resa di una buona miniera diamantifera, cioè di una miniera che produce tanto, è di 28 tonnellate di materiale lavica per estrarre un carato di diamante. Vi voglio dire che il carato è un'unità di misura del diamante. 5 carati sono un grammo. Da dove viene l'etimologia della parola carato? Viene dall'antica India, perché gli indiani, non sapendo come pesare queste piccole pietre, utilizzavano semi di carbone. Un seme di carbone pesa un carato. 5 semi di carbone pesano un grammo. Carbone, carato. Torniamo alla resa della nostra miniera. Io devo scavare 28 tonnellate di materiale lavico per trovare un carato di diamante. Attenzione, non un diamante da un carato, ma un carato di diamanti. Possono essere 100 piccoli pezzettini, 100 centesimi di carato, per formare un carato di diamante. Oppure, per trovare un diamante da un carato, devo estrarre almeno 28 milioni di diamanti. Ma io vi ho parlato di una miniera con una resa interessante. Abbiamo miniere in cui bisogna estrarre 125 tonnellate di materiale lavico per avere un carato di diamante. Questo succede nelle profondità del mare perché vi sono alcuni giacimenti diamantiferi di diamanti sedimentati, cioè portati lì dalle correnti di qualche estuario, di qualche fiume in Namibia, dove l'uomo ha addirittura mangiato l'oceano con gigantesche dighe formate giornalmente 24 ore su 24 da caterpillar, i quali portano sabbia per fermare l'oceano per poter scavare sulla spiaggia e ritrovare questi diamanti che milioni di anni fa il fiume Orange ha portato sulla spiaggia e lì si sono sedimentati. Molti però sono finiti nell'oceano. Allora esiste una flotta della De Beers. La De Beers è la più grande compagnia diamantifera estrattifera al mondo, chiamata Nandeb, la quale ha una flotta che succhia la ghiaia dalla profondità del mare
estrae il diamante e riposiziona la ghiaia nelle stesse profondità per evitare cicatrici all'ambiente marino. Vi voglio far vedere, queste sono le coste della Namibia, quello che vedete in fondo dell'oceano, quello che vedete qui davanti è la diga che giornalmente deve essere rigenerata da migliaia e migliaia di caterpillar per evitare che la miniera si allaghi. Vedete, guardate quanto è poco lo spazio, allarme un attimo, fra il mare e la miniera. Ma come fanno? Da dove li trovano questi diamanti? Come è fatta una miniera diamantifera? Abbiamo detto che il diamante arriva in superficie dalle profondità terrestri in cammini vulcanici. Il cammino vulcanico viene chiamato pipe in inglese, pipa, perché è fatta a forma di pipa. Nel senso che è più larga in superficie e man mano si stringe. Una particolarità, questa è una pipe vulcanica, poi vi faremo vedere la miniera che è ciclopica. Nella realtà la kimberlite è un materiale impermeabile e siccome tutte le miniere diamantifere gravitano in due parti del nostro pianeta, una è la parte nord formata da Canada e Siberia, una è la parte sud formata da Brasile, Sudafrica e Australia, non troviamo diamanti al centro dell'Europa o al di fuori di queste due aree geografiche. Perché? Molti attribuiscono al fatto che, essendo il diamante più giovane nato 800 milioni di anni fa e 440 milioni di anni fa c'è stato il distacco dei continenti, molti attribuiscono al fatto che il magma si potrebbe essere spostato attratto verso i due poli. È una teoria non dimostrata scientificamente, ma nella realtà perché non si sono formati diamanti al di fuori di queste due aree geografiche? Quindi questa teoria potrebbe essere quella più accreditata. Ma, ripeto, la kimberlite è un materiale impermeabile. Essendo impermeabile, gravitando su zone ad alta densità o pluviale o di ghiacci, tende questo cammino vulcanico a riempirsi d'acqua. Quindi noi dobbiamo, per scavare questo diamante, estrarre milioni e milioni di metri cubi d'acqua in continuazione 24 ore su 24, perché gravitano in zone ad alta densità pluviale e questa è la visione di una miniera abbandonata, perché alla fine la miniera abbandonata diventerà un lago. Ma questa tecnologia, fermiamoci su questa visione delle miniere, ma questa metodologia con le tecnologie moderne, odierne, fa sì che noi non possiamo scavare queste miniere ad oltre 1000 metri di profondità, perché non abbiamo i droni che possano portare in superficie con dei motori giganteschi, potete capire, queste tonnellate, milioni di metri cubi di acqua e scaricarli all'esterno della miniera. Per cui diciamo che possiamo scavare il nostro materiale fino a 1000 metri di profondità. E come sono fatte queste miniere? Sono miniere concentriche fatte da due autostrade che si intersecano con trucks, camion che portano tonnellate di materiale verso la superficie e altri camion che scendono nella profondità per caricare altre tonnellate di materiale e riportare in superficie. Questa è la miniera di Kimberley, è una delle prime miniere sudafricane, oggi ormai in disuso. Vedete? Ecco, questa è la miniera di Kimberley, si è costruita intorno alla miniera di Kimberley una vera e propria città. Questa era una miniera che cominciò il suo sfruttamento nel 1860. Potete vedere alcuni dei grattacieli di Kimberley e potete vedere quali sono le dimensioni. Ma vi voglio far vedere altre miniere per farvi capire, ecco, questa è una miniera vista dall'alto, andiamo avanti, ecco, questo è l'interno di una miniera, vedete i camion che salgono su queste specie di strade che portano il materiale in superficie,
possiamo vederne qualche altra. Vorrei vedere, ecco, questa è una miniera siberiana dove si può lavorare solo 3 mesi l'anno, perché considerate che arrivano a temperature fino a meno 65 gradi sotto zero. E andiamo avanti perché ci sono altre immagini molto belle. Ecco, questa è una miniera siberiana, ma nel periodo estivo, e quello intorno è il frost. Siberia, sì, quando è che hanno trovato i russi i diamanti? Perché vedete, ce n'è un'altra siberiana sui ghiacci. Perché vedete, come faceva una nazione come la Russia per il suo prodotto industriale a non avere diamanti e stare al ricasco di una compagnia sudafricana, perché la De Beers è una compagnia sudafricana, per tutti i loro progetti industriali? Perché voi dovete sapere, faccio un passo indietro, che poco prima dell'intervento americano nella seconda guerra mondiale, gli americani chiesero alla De Beers, società sudafricana, diciamo con forte influenza inglese, chiesero grandissimi milioni e milioni di carati di diamante per poter intervenire nel secondo conflitto, per poter fare portaerei e aerei da combattimento. Avevano bisogno di diamanti. La De Beers, per timore di perdere il loro monopolio cedendo questi grandi quantitativi di diamanti, si rifiutarono di dare questi quantitativi agli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti d'America chiamarono Churchill. Roosevelt chiamò Churchill e gli disse: cerca di convincere Oppenheimer, che era presidente della De Beers, a concederci questo materiale, se no noi non entriamo nel secondo conflitto, nell'Inghilterra. Churchill convinse alla fine Oppenheimer, il quale, non volendo cedere a questo ricatto, fece partire 2 mercantili pieni di diamanti, ma uno di questi fu intercettato da un sommergibile nazista e fu affondato. Si dice che molto probabilmente la notizia della rotta fosse stata data proprio dalla De Beers, e quindi gli americani applicarono le leggi antitrust sulla De Beers. Tutt'oggi nessun dipendente o dirigente della De Beers può mettere piede negli Stati Uniti d'America. Finita la seconda guerra mondiale, che cosa successe? Che Stalin si ritrovò a dover fare una ricostruzione post-bellica sotto l'egida di questa compagnia che poteva rifiutarsi di dargli diamanti. Attenzione, vi dico, questa è una compagnia che era di proprietà al 100% della famiglia Oppenheimer, quindi una famiglia ebrea, la quale però aveva una concessione nel Congo belga data dai nazisti. Perché? Perché il Belgio era diventato nel frattempo nazista. Quindi loro lavoravano tranquillamente con i nazisti e gli diedero i diamanti per poter fare le V5 che poi bombardarono anche la sede della De Beers. Stalin era molto preoccupato, quindi diede ordine ai propri geologi di recarsi su tutto il territorio sovietico per vedere se in Russia esistevano diamanti. Prima del 1950 non furono scoperti giacimenti diamantiferi russi, finché 2 geologi scoprirono in Siberia giacimenti diamantiferi. Oggi sono i più importanti e i più grandi giacimenti diamantiferi. Ma non volendo farsi, dovendo mandare in codice al Cremlino il ritrovamento della miniera, e non volendo farsi sentire intercettare dagli americani, loro trasmissero in codice questa frase: stiamo fumando il calumet della pace. Perché il calumet della pace? Perché una miniera ha la forma della pipa, quindi del calumet, e chiamarono la prima miniera Mieni. Questa è la miniera di Mieni. Dovete sapere che è la più vicina stazione ferroviaria e a circa 2000 km dal giacimento. E però vi è anche da dire un'altra cosa: perché mandavano tutti i dissidenti in Siberia così lontano e freddo? Perché loro cominciarono a sfruttare i giacimenti diamantiferi nel frost
E quindi fecero delle palafitte per non farlo vedere ai satelliti americani e cominciarono a scavare, all'epoca non erano i satelliti, erano gli aerei spia, e cominciarono a scavare di sotto delle palafitte il diamante e cominciarono ad acquisire grandi quantitativi di diamante, non solo all'uso industriale, ma i più belli all'uso gemma per poter avere valuta pregiata. Vi ho raccontato una piccola storia sconosciuta a tutti, ma che fa parte del nostro mondo e dell'era moderna. Ritorniamo alle nostre miniere diamantifere. Torniamo alle miniere diamantifere. Ho portato alcune immagini per farvi capire la grandezza di queste miniere e oltre a queste minerarie vi erano le miniere alluvionali. Dico vi erano perché attualmente sono poche i fiumi che ci portano ancora diamanti. Tutto quello che c'era da trovare l'abbiamo trovato. Praticamente tutti i giacimenti diamantiferi del mondo noi li abbiamo trovati. L'uomo ha fame di diamanti. Per cui sono state messe in atto tutte le tecnologie per poter ritrovare i diamanti. E si pensa che nel 2050 non potremo più scavare diamanti, perché a meno che non intervengano delle nuove tecnologie per poter eliminare l'acqua dai tubi vulcanici, o altrimenti nel 2050 la Terra non ci darà più i diamanti. Ma nei tempi antichi che cosa succedeva? Come facevano tutte queste case regnanti? Vi devo dire che fino alla metà del 400 i diamanti erano un appannaggio solo di regnanti di sesso maschile. Le donne non potevano indossare i diamanti. Perché? Perché il diamante dava una forza superiore. C'era questa superstizione, il diamante era un amuleto, dava forza in battaglia, salvaguardava dal morso dei serpenti. Più erano grandi i diamanti, più l'uomo era forte. E questo lo sapevano in India. Perché? Perché avevano un giacimento fantastico in India. Questo giacimento di Golconda, che è a sud di Madras, a nord di Madras, che era un giacimento che ha dato i più bei diamanti del mondo. È un giacimento un po' particolare. Sono veramente i più bei diamanti del mondo. Perché hanno una struttura cristallina e una tipologia di cristallo che noi chiamiamo 2A, rispetto al cristallo che noi chiamiamo 1A e 1B dei diamanti normali, che hanno maggiore trasparenza e sono molto più belli e sono molto più apprezzati anche nel commercio. Tant'è vero che l'Istituto Gemmologico Americano, quando si trova di fronte a un grezzo di tipo 2A, oltre a fare il certificato, scrive una lettera a parte raccontando la storia di Golconda. Golconda era questo territorio, era una miniera alluvionale, si scavava quindi nei fiumi, venivano ritrovati questi diamanti e il Maharajà di Golconda amava adornarsi di questi diamanti. Tutti i diamanti più grandi se li prendeva per adornarsi, così si sentiva più forte. Ma nel frattempo erano arrivati i diamanti, erano arrivati anche in Europa. Come erano arrivati in Europa? Tramite le flotte europee. E una delle flotte più forti che aveva il porto di Madras, chiamavano il porto di Madras dove arrivava la flotta, era la flotta della Serenissima. Quindi i veneziani arrivano in India e cominciano a prendere i diamanti e portarli a Venezia, dove esperti tagliatori dei vetri, i famosi vetri di Murano, i quali sapevano applicare le regole euclidee pitagoriche della rifrazione dei cristalli, cominciarono a tagliare questi diamanti. E poi diamante tagliava diamante, perché era molto meno, non si riusciva a tagliare. Fino all'epoca in India erano leggermente sfaccettati questi diamanti, ma i veneziani riescono a dargli quella brillantezza che conosciamo oggi. E i veneziani, tant'è vero che il Peruzzi, veneziano, è l'inventore del taglio 58 facce, il taglio brillante. Perché molti mi chiedono: che differenza c'è fra diamante e brillante? Il diamante è tutta la materia. Il brillante sono semplicemente quei diamanti tagliati a 58 facce. Perché 58 facce? Le 58 facce sono la rifrazione migliore che possa avere un diamante. Una faccia riflette un'altra faccetta, una faccetta riflette un'altra faccetta e la luce viene riflessa verso l'occhio dell'osservatore. Taglio veneziano. Attenzione, poi fu esportato
a Firenze, ma i primi grandi tagliatori furono i veneziani e i primi grandi commercianti di diamanti furono i veneziani. Tant'è vero che tutta la corte francese si riforniva di diamanti a Venezia e fu un guaio quando la Serenissima perse il porto di Madras a favore della flotta portoghese. I regnanti portoghesi erano imparentati con i regnanti delle Fiandre, i diamanti cominciarono ad arrivare in Portogallo e furono tagliati in un certo modo, poi in casomai se trovi l'immagine del tesoro di San Gennaro, i diamanti portoghesi, poi cominciarono ad essere esportati, portati verso le Fiandre, dove nacque la famosa Amsterdam e Anversa e così via, a discapito di Venezia. L'ultimo tagliatore veneziano è morto nella metà dell'Ottocento, ma a Rialto c'erano 650 fabbriche di taglierie di diamanti. E la corte francese fu talmente tanto rammaricata dal fatto che i veneziani non potessero più rifornirgli di diamanti, non avendo buoni rapporti con le famiglie reali portoghesi e delle Fiandre, cominciarono a costruirsi con un grande amatore di diamanti, un grande estimatore, che era il cardinale Mazzarino, cominciarono a costruirsi una vera e propria scuola del taglio del diamante, portando tagliatori veneziani in Francia, a Parigi, dove i tagliatori veneziani cominciarono a insegnare il taglio ai francesi. E non solo, questi tagliatori veneziani cominciarono a emigrare anche in India, dove cominciarono ad insegnare il taglio dei diamanti in India. Tant'è vero che alcuni dei diamanti più belli che noi conosciamo, come il Gran Mogol, il Koinor e altri diamanti, furono tagliati da un certo tagliatore, Borges, veneziano, il quale poi per varie vicissitudini morì poco prima della pensione, poco prima di tornare a Venezia, morì proprio in India. Devo aggiornarvi un attimino perché le notizie sono talmente tante che poi si può perdere il filo conduttore. Uno dei più bei diamanti indiani fu proprio quello chiamato il Gran Mogol. Vi racconto questa storia brevemente perché è divertente e interessante. Fu ritrovato un diamante di circa 734 carati grezzo e il ministro delle finanze di Golconda, volendosi ringraziarsi, mostrarsi verso lo Shah, il Mogol all'epoca, tradì il Maharaja di Golconda e portò questo grande diamante al Mogol, il quale, vedendo questo diamante di queste dimensioni, disse: ma questo è più grande di me, e lo chiamò Gran Mogol e lo diede a Hortensio Borges da ritagliare. Chiamò un tagliatore veneziano e gli disse: voglio che tu mi tagli questo diamante. Ma il ministro delle finanze di Golconda, che si chiamava Juval, andò da Borges e gli disse: senti, tu da questo diamante tagliane due, uno glielo dai al Mogol e lo accontentiamo, l'altro me lo prendo io, perché era molto ingordo e voleva commercializzarlo. Tant'è vero che nel porto di Madras si commercializzava tranquillamente diamanti, specialmente verso le flotte. Che cosa succede? Che Borges, purtroppo minacciato di morte, fa questa operazione e taglia tre diamanti. Uno, quello che noi conoscevamo come Gran Mogol, uno che noi conosciamo come Koinor e un altro che conosciamo come Lord Peabody. E vi racconto la storia. Naturalmente, quando Hortensio portò il diamante al Mogol, il Mogol si arrabbiò tantissimo perché gli disse: che mai portato? Da un diamante grosso così, mi porti il diamante grosso così, un piccolo così. Lui, vicino alla pensione, fu prima fustigato e poi gli furono sequestrati tutti i suoi averi e si suicidò ingerendo polvere di diamante, perché dovete sapere che la polvere di diamante corrosiva è uno dei più potenti veleni. L'altro diamante, e questo diamante che fine ha fatto? Com'è stata la storia? Questo diamante ad un certo punto lo ritroviamo in Europa,
dove viene commercializzato ad Anversa e viene comprato dal principe Olof, il quale era profondamente e segretamente innamorato di Caterina di Russia, e regala a Caterina di Russia l'Orlov. Caterina di Russia accetta il diamante, ma non contraccambierà mai l'amore con il principe Orlov. E oggi questo diamante è sullo scettro al Cremlino della corona degli zar. Sullo scettro degli zar. Il secondo, il Koinor, invece, fu portato dalle compagnie delle Indie ai primi del Novecento alla regina Vittoria in Inghilterra, la quale, ricevuto questo omaggio, lo espose ai sudditi britannici durante un expo. Penso già all'epoca c'era l'Expo, i quali non furono assolutamente contenti di questa pietra, non gli piaceva questa pietra. Per cui la regina decise di farli tagliare la pietra per renderla più brillante. Oggi è sulla corona della regina d'Inghilterra. L'ultimo si chiamava Lord Pivot. Perché? Perché fu comprato a Madras, è una forma di goccia di 47 carati, fu comprata a Madras da questo Lord Pivot, che la portò in Europa e la vendette al viceré d'Egitto, il quale la diede alla sua favorita. Ma quando si accorse che la sua favorita lo tradiva, ordinò al suo segretario, chiamiamolo così, di levargli il diamante, di triturare il diamante e farlo ingerire. La sua favorita morì. Tutti pensarono che il diamante fosse scomparso, finché non è stato ritrovato su una coroncina di una nobildonna romana pochi decenni fa. Vi ho raccontato una delle storie del mondo del diamante, perché se ne potrebbero raccontare a centinaia sui diamanti famosi. Pensiamo ai diamanti oggi. Dice, ma non ci parli dei diamanti, dei leggende? Oggi noi commercializziamo diamanti. L'industria moderna del diamante nasce nella seconda metà dell'Ottocento, quando dei coloni olandesi in Sudafrica trovarono dei sassi a forma piramidale. All'epoca si giocava sotto muro e c'erano i figli di questi coloni, che si chiamavano The Bears, i quali giocavano sotto muro e vincevano sempre, perché avevano dei sassolini che avevano degli spigoli vivi, quindi non cipollavano quando toccavano il muro, ma si fermavano vicino al muro. Un geologo, chiamiamolo così, che era più che altro un appassionato, un collezionista di cristalli dell'epoca, che faceva battaglia, andava a raccogliere il latte nelle fattorie, vide questi sassi che aveva questo figlio di De Beers, con cui giocava il figlio di De Beers, e gli disse: me ne dai due o tre? E poi gliel'ha dato, perché lo trovavano così, gliel'ha dato. E poi in un'occasione di un viaggio a Londra, arrivò a Londra, e a Londra lo portò da un gioielliere. Il gioielliere disse: ma questi sono diamanti. Qui si apre una delle più grandi epiche corse al diamante mai registrata dall'umanità. Arrivarono pionieri, arrivarono faccendieri, arrivò chiunque in Sudafrica. I De Beers, che erano contadini, erano infastiditi da tutto questo chiasso, per cui abbandonarono loro latifondo e si spostarono più a nord, dove c'era la fattoria De Beers e è stata trovata la miniera di Kimberley. Ma dove si erano spostati De Beers più a nord è stata trovata la miniera di Aguerre, che era altrettanto produttiva come la miniera di Kimberley. I De Beers non sono mai stati nel campo diamantifero. Il nome De Beers fu dato alla compagnia diamantifera da Oppenheimer, che arrivò in Sudafrica qualche decennio dopo, in onore di quelli che sono rimasti dei contadini, benché vivessero su delle ricchezze incredibili. Inizia questa corsa. Questa corsa fu capeggiata da due personaggi. Uno si chiamava Barnato, che veniva dai bassi fondi londinesi, un personaggio piuttosto avventuroso. Arrivò in Sudafrica con poche scatole di sigari, si dice, e un altro fu Cecil Rhodes,
che invece apparteneva a una grande famiglia inglese di una grandissima cultura, che arrivano in Sudafrica e cominciano, chi in un modo avventuroso, chi con del denaro, ad accaparrarsi concessioni minerarie, finché alla fine non arrivarono allo scontro fra loro due. Lo scontro fu uno scontro finanziario, economico, ma nel frattempo un certo Oppenheimer, che era figlio di gioiellieri tedeschi che lavorava in una gioielleria londinese, arrivò con dei forti capitali in Sudafrica e battette la concorrenza e con un famoso assegno comprò tutte le concessioni minerarie del Sudafrica. Qui inizia la storia della De Beers. Da questo momento in poi il diamante entra come bene comune di tutti quanti. Prima era un appannaggio, ripeto, di grandi famiglie, di famiglie regnanti. Dal 1860 in poi entra nell'industria, entra nel commercio, con un'invenzione eccezionale, quella di distribuire il diamante non per quanto se ne trovava, ma a secondo dei quantitativi che il mercato richiedeva. Cioè il mercato non è mai stato inflazionato, con questo sistema che è stato chiamato Centro Organizzazioni Vendite, CSO, la quale distribuisce da quel momento in poi, fino ai giorni odierni, i diamanti secondo le condizioni e secondo le fasi economiche del nostro dei vari continenti. Cioè la De Beers studia quelle che sono le fasi economiche di espansione o depressione e stabilisce di mettere sul mercato tanto diamante quanto prevedibilmente, leggermente inferiore a quella che è prevedibilmente la domanda, con piani quinquennali. Questo sistema ha fatto sì che un sistema monopolistico ha fatto sì che fino ai giorni d'oggi il diamante si sia sempre apprezzato e non abbia mai perso di valore. Apprezzato, che cosa significa apprezzato? Apprezzato significa che ha sempre mantenuto inalterato il potere di acquisto del suo costo, nel senso che se nel 1960 un diamante valeva 20 milioni e oggi vale 400 mila euro, i 20 milioni nel 1960 si possono equiparare ai 400 mila euro di oggi. Quindi ha mantenuto inalterato il proprio valore. Come li classifichiamo i diamanti? I diamanti vengono classificati con una lettera D, E, F, G, partendo dalla lettera D e arrivando alla lettera Z. Tutti mi domandano perché non da là, perché vi era una vecchia classificazione americana che partiva da là. Per evitare confusioni si è deciso negli anni 60 di cambiare la classificazione del diamante partendo dalla lettera D. E possiamo vedere una gamma di colori più o meno bianchi o più o meno gialli. Ma che cos'è il bianco assoluto? Il bianco assoluto è un diamante formato al 100% da atomi di carbonio. Il 100% degli atomi di carbonio non ha assorbimento. Il 100% di atomi di carbonio ci dà un colore estremamente bianco. Ma abbiamo detto che il diamante germina, non si cristallizza nello stesso momento. Nel momento della sua germinazione potrebbe catturare questa potente catena atomica atomi di altri materiali, i quali hanno un assorbimento di luce differente. Per cui, se ad esempio un diamante cattura atomi di azoto, il diamante ci figura di luce gialla, perché ha un assorbimento di luce differente dall'atomo di carbonio. Per cui, partendo dalla lettera D, noi arriviamo alla lettera Z, solo non per una semplice questione nostra ottica, ma perché nella realtà è policristallino, nel senso che vi sono più cristalli che si sono cristallizzati insieme. Il colore D è senz'altro un colore eccezionale, ma a volte vi devo dire che esce fuori un diamante di color D ogni 7 milioni di diamanti estratti e un diamante di color D da un carato ogni 48 milioni di diamanti estratti. Questo è il colore. Ma alla fine della scala noi troviamo un colore gradevolissimo,
il color Zetan, che è chiamato canarino perché ha una sua intensità di giallo talmente tanto forte che diventa non più sgradita la vista, ma bensì gradita la vista. E più o meno azoto c'è all'interno di quella pietra, più o meno preziosa è la pietra, perché più è gialla, più è trasparente, più è preziosa. Qui vedete una differenza di colori, perché anche i colori abbiamo classificato. Fancy light yellow, fancy yellow. Fancy sono tutti quei diamanti che non sono di colore giallo, vengono denominati fancy. Fancy quindi fantasia di luce gialla, fantasia gialla, non di luce gialla, gialla, fantasia intensamente gialla e fantasia vivid yellow. Vivid yellow vuol dire luminosamente gialla, che ci riflette una luce gialla. Naturalmente il giallo non è il colore più prezioso, il D non è il colore più prezioso, il giallo non è più il colore più prezioso. L'ultima asta di Sotheby's Hong Kong, un diamante blu di 9 carati è stato pagato 36 milioni e mezzo di dollari, 4 milioni di dollari al carato. Ma il diamante più prezioso di tutti è il diamante rosso. Ci abbiamo la conoscenza? Sì, 2 minuti. Ultimamente ho visto in Israele una croce formata da 12 brillanti rossi del valore di 100 milioni di dollari. Perché il rosso è il colore più prezioso. Ma perché? Per un fatto di moda? No, prezioso vuol dire rare, per un fatto di rarità, per un fatto di rarità della natura. La natura produce pochissimi diamanti di quel colore, quei diamanti hanno un valore superiore. Prezioso, raro, valore prezioso perché è raro. Manca il diamante verde. Che cos'è il diamante verde? Il diamante verde ha una particolarità, non è un po' il cristallino, non si è cristallizzato con altri elementi. Il diamante verde si è formato vicino a una fonte radioattiva. Per cui questa fonte radioattiva è intervenuta sulla cristallizzazione rendendolo verde. È uno dei diamanti più rari esistenti al mondo. Verde. Quindi vediamo. Questi sono dei difetti reticolari, invece il rosso? Il rosso ha anch'esso un resto. Ecco, questa croce è in vendita, vogliono 100 milioni di dollari. Qual è la particolarità? Innanzitutto abbiamo 2, 4, 6, 7 e 4, 11 brillanti rossi della stessa tonalità, della stessa grandezza, di taglio simile, in un unico oggetto. Non è più un diamante raro, bensì 11 diamanti rari. Scusate, un attimo. Anche i verdi. Vogliamo vedere? Anche il blu, ma in questo momento il blu si è cristallizzato col boro. Ah, il blu col boro. Col boro. Il giallo con l'azoto e gli altri di ferro. Gli altri sì. Altri, ognuno si è cristallizzato con altri materiali. Il nero si è cristallizzato e poi il cristallino, c'è pochissimo carbonio. Più che altro sono altri cristalli, tant'è vero che il nero assorbe tutta la luce, non riflette niente della luce che gli proviene, e tant'è vero che noi lo vediamo nero. Allora, lasciamo un attimo il colore, e noi abbiamo voluto classificare il diamante anche per grandezza. Quindi abbiamo color, carat, un diamante da un carato, due carati, tre carati, ma può esserci pure un diamante da un centesimo di carato, ci possono essere diamanti da 0,25 centesimi di carato. Cioè noi abbiamo dei diamanti tagliati a 58 faccette, anche 400 pietre in un carato. Sono talmente tanto piccoli che soffiando possono anche volare via. Ma ognuno di quelli ha 58 facce, se no non brillerebbe. Tante volte voi li chiamate le scagliette di diamante, voi non potete sapere dietro a quei diamantini il lavoro da certosino che c'è.
tant'è vero che i tagliatori, le tagliatrici devono essere senz'altro orientali con delle mani molto piccole, perché non si riuscirebbero a tagliare 58 faccette su qualche cosa di microscopico. Quindi non chiamate le scagliette di diamanti, perché in realtà sono dei veri e propri diamanti tagliati a 58 facce. Qui continuano a scorrere esempi di bellissimi diamanti colorati, però poi dopo la grandezza, carat, è chiaro che esistono diamanti rarissimi perché pesano 100 carati, perché pesano 80 carati, perché pesano 200 carati, questa sarà una pietra di 80-90 carati, fancy yellow, c'è un gioielliere unico al mondo che si chiama Graff, questa è di Graff, c'hai altre immagini? Si legge di Graff. Sì, che ha delle pietre incredibili, ha le pietre più grandi e più belle del mondo e commercia questa tipologia di pietre. Non ci sono negozi in Italia perché dice che l'Italia non è all'altezza di queste pietre. E più vicino lo trovate a Ginevra o a Londra, a Parigi, l'Italia non c'è. Noi ormai siamo stati relegati agli ultimi posti dell'umanità, non si sa perché, ma c'era anche l'immagine, quella bella della collana di Graf con quel diamantone enorme, no? Poi carati, quindi più è grande una pietra, più è rara, più è preziosa. Poi abbiamo il clarity. Che cos'è il clarity? È la purezza di un diamante. Un diamante può essere più o meno puro. Perché? Perché può, nel momento della cristallizzazione, inglobare elementi estranei al diamante stesso. Invece altre volte, ed è bellissima una inclusione, di diamante nel diamante. Esistono talmente tante inclusioni che noi le abbiamo codificate con classificando il diamante in internamente puro, flawless vuol dire puro, o internamente puro che sta, ha lo stesso significato. VVS, cioè very very small inclusion di primo e di secondo grado, very very small VVS, oppure VS very small inclusion, oppure SI small inclusion, primo, secondo e terzo grado, oppure inclusion. Che significa? Significa, per esempio, VVS, piccolissima inclusione, difficilmente visibile, a lente 10 ingrandimenti ad occhio di intenditore. Questa è la dicitura scientifica del VVS. Piccolissima inclusione, difficilmente visibile, a lente 10 ingrandimenti ad occhio di intenditore. Quindi è impercettibile. Poi vi è il VS, che non è più piccolissima inclusione, ma non è molto molto piccola inclusione, è molto piccola, non molto molto, non due volte per i livelli. Poi vi è inclusione, che è un'inclusione facilmente visibile a lente 10 ingrandimenti ad occhio intenditore. Poi vi è I1, cioè inclusion. L'inclusione è invece una inclusione che è visibile ad occhio intenditore. In base a queste classificazioni, noi possiamo identificare in modo matematico il prezzo della nostra pietra, ma manca la quarta C, che tutti si dimenticano, perché tutti entrano in una gioielleria e dicono: voglio una pietra da un carato di coro pura. Un carato, carat, ce l'ha detto, di coro, coro, ce l'ha detto, pura, IF, clarity, ce l'ha detta. Ma la quarta C, perché la dimenticano tutti? La quarta C è il canto, è il taglio. E questo rappresenta fino al 50% del valore di una pietra. Perché voi dovete sapere che il valore reale del diamante non si ha quando il diamante è tagliato, ma bensì nel grezzo del diamante. Se io sono un tagliatore, tento di fare la pietra più grande possibile dal mio grezzo, per poter sfruttare in maggior modo possibile tutto il grezzo che ho, per poter ricavare più denaro. Ma a volte, per fare questo gioco, vado a discapito della bellezza della pietra. Voi vedete una pietra tagliata standard, questa pietra che voi vedete sulla destra,
Vedete che una pietra che ha dei bordi alti è una pietra, di solito da una pietra grezza si tagliano due pietre tonde, una più grande e una più piccola. Questo è il metodo migliore per sfruttare un grezzo, per sfruttare il miglior modo possibile un grezzo, se non si tagliano altri tipi di taglio e si vuole tagliare un tondo. Ma torniamo all'immagine precedente, nella vicino noi vediamo una pietra tagliata al taglio ideale. Vedete, i bordi di questa pietra sono molto più fini. E questo dice, va bene, ma noi che ce ne importa? Un bordo un po' più alto, un bordo più fino, su una pietra così piccola, chi la vede? No. Questo influenza almeno il 50% del prezzo. Perché? Taglio che riflette e taglio che non riflette. Facciamo un taglio non corretto. Qui prendiamo un taglio più corretto, un brutto termine. Siamo quest'altro. Ecco. Allora facciamo un taglio, no, ritorniamo su quella prima, perché questa è in inglese, la mettiamo. Allora, taglio non corretto. Io sono un osservatore, guardo la pietra, le faccette non sono state proporzionate esattamente come ci ha detto l'inventore del taglio brillante, il buon Peruzzi, per rispettare le regole euclidee pitagoriche della rifrazione degli specchi. Se Pitagora metteva quegli specchi in modo diverso, non dava fuoco a tutta la flotta. Li ha dovuti mettere con un angolo di incidenza tale che potesse riflettere questa luce. Se io non ho un angolo di incidenza fra una faccetta e l'altra di 45 gradi, ma ce l'ho o di meno o di più, la luce quando arriva non riflette e scappa lateralmente. Vedete la prima parte, la prima pietra, entra la luce dall'alto, scappa nella parte sottostante. Guardiamo l'ultima pietra, che quella è molto bassa come taglio, questa è molto alta come taglio, entra la luce, non riesce a riflettere tutta quanta verso la tavola superiore e si disperde esternamente. Il taglio ottimale, cioè il taglio ideale, il taglio very good excellent, che cosa ha? Al 100% di rifrazione della luce che riceve. Entra la luce, riflette su tutte le faccette e riesce verso l'occhio dell'osservatore. A quel punto il vostro diamante è perfetto. Il vostro diamante è bello. Perché io potrei comprare un diamante con le caratteristiche di un carato di color puro e pagarlo il doppio. Perché nella realtà quel diamante, non riflettendo tutta la luce che riceve, è un diamante imperfetto. Dice, ma perché l'hanno tagliato imperfetto? Perché il tagliatore vuole risparmiare il grezzo. Se io lo taglio perfetto, casomai mi scende al di sotto di un carato. Quindi mi va su una tabella prezzi più bassa. Se io lo taglio da un carato in su, mi va nella tabella del carato, quindi per carato ha un valore maggiore. Se l'acquirente non capisce, va tutto bene. Se l'acquirente capisce, non lo acquista. Come fate a capire? Esistono laboratori internazionali che certificano le pietre. Io da generazioni, la mia famiglia da generazioni fa questo lavoro. Non mi voglio mai pubblicizzare, tant'è vero che non mi pubblicizzo commercialmente, ma solo dal punto di vista della cultura. Però voglio dare dei consigli agli acquirenti, perché ci sono delle norme dettate dalla De Beers che vengono chiamate norme di massima professionalità, a cui noi tutti quanti ci dobbiamo attenere se vogliamo che il nostro lavoro abbia un futuro, se vogliamo che gli acquirenti approcciano questo settore con la fiducia che tutti quanti dovrebbero avere. Quindi, se io mando da un gioielliere e lui mi prende un pezzo di carta e mi scrive questa, le caratteristiche della pietra, non deve andare bene. Perché chi scrive le caratteristiche della pietra deve essere un pezzo fra le due parti, né fra chi vende né fra chi acquista. Perché se lei va dall'oste, com'è il vino? Il vino è buono. Se io sto acquistando un diamante, lo posso deprezzare, perché lo voglio pagare di meno. Se io lo sto vendendo, lo apprezzo perché voglio ricavare di più. Esistono certificazioni internazionali rilasciate dall'Istituto Geologico Americano, da l'HRD, che è la borsa di Anversa,
da camere di commercio molto serie, perché hanno dei protocolli a cui si devono attenere, che attestano la qualità del vostro diamante. E quindi le qualità del vostro diamante sono scritte. Quando, se voi comprate un elettrodomestico da 30 euro, volete la garanzia. A volte andate a comprare diamanti da centinaia di migliaia di euro e nessuno chiede la garanzia. Quello scrive un pezzo di carta e gli date un pezzo di carta. Non può essere così, perché se no questo settore, che è bello, affascinante, come dicevamo stamattina, che siamo andati in questa emittente televisiva locale a fare questa cosa, dovete considerare che quel pezzo di gemma che avete al dito, in più, ha minimo 800 milioni di anni. A volte noi vediamo un reperto archeologico di 400 anni fa, 500 anni fa, ci affascina, perché ha 400-500 anni. Ma perché non ci deve affascinare una pietra che ha 800 milioni di anni o qualche miliardo di anni? Naturalmente costa, perché vi ho spiegato il motivo del suo costo. 28 tonnellate di un carato di diamante. Pensate qual è lo scopo, lo sforzo ciclopico per portare queste pietre nella vetrina del vostro giardino. Qui c'è un esempio di certificazione GIA. Questa è una pietra rossa certificata dalla GIA, è una pietra di grandissimo valore, questa vale milioni e milioni di dollari. La GIA mette tutte le specifiche, taglio, proporzioni e cose varie. E niente, io non so se sono stato esauriente, potrei andare avanti, ma non vorrei che qualcuno di voi. Abbiamo ancora qualche minuto, poi devo scappare alla stazione perché se no rimango a morte. Se c'ha qualche domanda. Io non ho capito, lei ha detto che il brillante è tagliato in 58 pagine, sì. Mentre il diamante è la materia. Prima? Io non ho capito. Allora, quando lei ha diamante grezzo, come lo chiamiamo? Diamante? Sì. Quando questo diamante si trasforma in qualsiasi taglio con 58 facce, cambia nome e si chiama brillante. Quindi tutti quelli che compriamo sono brillanti, no? Tranne il taglio smeraldo, perché ha 32 faccette. Tant'è vero che il taglio smeraldo non vede che riflette come il tondo, come la goccia, o come il cuore, o come la principessa, o come altri tagli. 58? 58 la goccia, 58. Oh, vabbè, ma questi sono diamanti di altri tempi. Il diamante con 58 facce viene chiamato brillante. Qui abbiamo tanti tagli. Per esempio, il secondo, Asher, è un taglio smeraldo tagliato quadrangolare. Vedete la seconda? Viene chiamato Asher dal nome del tagliatore che l'ha tagliato per la prima volta, che si chiama Asher. Poi il taglio smeraldo a 32 facette. Tutti gli altri, l'ovale, la marchesa, la goccia, il radiale, la principessa, il cuore, hanno 58 facce, perché sennò non potrebbero avere la brillantezza. Attenzione, ultimamente sono usciti brillanti con 98 facce, 88 facce, 144 facce. C'è il diamante Lucea di Cartier, che pubblicizza Cartier, che ha 98 facce. E c'è stato il Leo Cat, che era un diamante pubblicizzato, che aveva 68 facce. Questo non aumenta la brillantezza, aumenta solamente la visione esterna della pietra, ma non l'indice di brillantezza della pietra stessa, perché il taglio ideale è 58 facce. Qualcuno è cascato nel comprarsi diamanti che avevano delle faccette in più, ma sono difficilmente commerciabili, perché nell'immaginario collettivo il diamante deve brillare in quel mondo e deve avere 58 facce. Qualsiasi cosa esce da quello che è l'usanza, quei diamanti non vengono commercializzati. Non li volete, non li comprate, perché vi sembrano che brillano diverso. E qualcuno potrebbe dire, ma sembra falso. Altre domande? Prego. Numero delle faccette, secondo le pari? No, no,
possono essere anche dispari, perché c'è la tavola. La tavola è sempre quella che fa la faccetta dispara. Perché nel taglio brillante sono 58? Perché oltre alla tavola c'è l'ultima faccetta, quella che viene chiamata l'apice, che è una faccetta che quindi pareggia con la tavola, ma possono essere anche dispari se non avesse l'apice sottostante. Prego. Come si taglia? Non ho capito. Come si taglia? Cosa si taglia? Guardate, guardate, questa è una bellissima. Una volta dovevo fare un prodotto per il poligrafico, cioè delle monete con diamanti che sono state vendute negli anni passati, e mi avevano dato da introdurre in questa moneta anche un meteorite. Lei mi dirà che c'entra. Io ho preso questo contratto e sottoscrissi il contratto, poi andai per tagliare il meteorite. Tante volte noi tagliamo con i laser, tagliamo i diamanti come il muro. Porto il meteorite al laser, il laser non intaccava il meteorite. L'ho portato in tutto il mondo questo meteorite, non riuscivo a tagliare il meteorite, ma fondeva. Finché non arrivò un genio torinese, uno che aveva una fabbrica di lenzeria a Torino, che lo andai a trovare perché mi dissero che era un appassionato nei tagli, e dissi: io ho questo problema, come lo taglio? Gli dico questo perché è la stessa cosa che gli antichi si trovavano di fronte come taglio al diamante, e questo signore mi disse: beh, che durezza ha il meteorite? Dico: io ho preso un 14, fuori da qualsiasi tipo di scala, perché il laser non mi intacca il mio. Dice: fonde? Sì. Dice: lei fonda una parte del meteorite e taglia il meteorite col meteorite. E noi tagliamo il diamante con il diamante. Ci abbiamo noi quello che è il diamante che si taglia a fare. Ma questa cosa viene entrata in qualche modo. Che cosa? Il meteorite. Io che cosa abbiamo fatto col meteorite? Abbiamo fuso un pezzetto di meteorite. Sì. Quindi sono riuscito a dividerlo con la fusione. Io ho ricostruito un pezzetto di meteorite, e con questo signore mi ha creato un tessile che mi tagliava il meteorite. Io taglio il diamante col diamante, tant'è vero che ho delle mole chiamate di lavagna, dove sopra si mette della polvere di diamante, e questa polvere di diamante si cosparge con la polvere di diamante, e io su questa polvere di diamante taglio il diamante. O altrimenti, e adesso ve lo faccio vedere, c'è un computer che mette due diamanti uno di fronte all'altro, uno gira in un modo, l'altro gira in un altro, e si tagliano in contemporanea tutti e due. Eccolo qua. Vedete? Quelli sono due elementi che roteano uno all'inverso dell'altro, computerizzato, e taglia uno con l'altro. Di solito tutta la roba piccola, tranne queste piccolissime che vi dicevo, vengono tagliate al computer. Perché voi dovete pensare: se 400 piccole pietrine fanno il carato, quanto dovrebbe costare quel carato? Quello che voi chiamate le scalette hanno dei costi di lavorazione proibitivi, quindi vengono tagliate in Oriente, dove il costo del lavoro è inferiore. Però con le norme di massima professionalità non può essere utilizzato lavoro minorile o situazioni di lavoro che non siano consone all'etica comune. Per cui questi piccolini vengono, da una certa grandezza in poi, non proprio quelli piccoli piccoli impossibili, vengono inseriti in computer, i quali automaticamente, dopo una prima sbozzatura a mano, roteando, tagliano le pietre l'uno con l'altro. Questa è una dimostrazione. Ce ne dovrebbe essere un'altra immagine più bella, forse, o no? Non lo so. Altre domande? Mentre la dottoressa Di Giuseppe cerca di trovare l'immagine, oltre a ringraziare i nostri relatori, volevo anche ricordare chi fosse interessato a sentire il professor Paolillo, sarà trasmessa l'intervista fatta a Detto Tra Noi TRC lunedì mattina, direi intorno alle 9, 9 e mezza. Verso le 11. Verso le 11. Sono questo.
questo è un computer che taglia diamante su una mola diamantata automaticamente. La lavagna cosparsa di diamante che viene rigenerata ogni 2-3 ore. Viene rigenerata e il diamante abraso da questa lamina si taglia. Scusa Milena, che mi sono no. Che ci siamo intromessi. Benissimo, no, io direi, che dire.